Allora, questa sera io ho titolato la nostra puntata Cercare lavoro anche d'estate, però adesso durante la sigla il nostro ospite, che è un esperto del cercare lavoro e di lavoro, mi ha suggerito un titolo migliore di quello che avevo pensato. Bisognerebbe sempre parlare con gli specialisti. Giovanni Cassina di FVG Job. Buonasera Giovanni. Il Buonasera a te. lavoro non va in vacanza, mi hai detto tu. Quello sarebbe stato un po' più adatto, vero? No, infatti, il lavoro non va in vacanza perché c'è sempre una continua ricerca per diverse posizioni, sia per quelle che sono le posizioni per la stagione estiva, quindi per le posizioni balneari o montane, ma anche quelle che sono le posizioni aperte continuamente delle aziende che cercano e che programmano poi per settembre per l'avvio Certo, quindi dell'attività. abbiamo capito che la notizia sta nel fatto che si continua a cercare lavoro anche d'estate. Però un tempo, ti chiedo questa cosa qua, vediamo se mi dai una spiegazione logica, ma sicuramente ce l'avrai. C'era un po' il mito che nel momento in cui si iniziava ad andare al mare non avesse nemmeno senso cercare lavoro. Lascia stare, non sta a cercare lavoro d'estate che non ti rispondono nemmeno. Era corretto pensare così? Era scorretto? Adesso è diverso? Com'è la situazione, Giovanni? Ma io credo che i tempi sono cambiati e che di sicuro prima c'era molto più lavoro di adesso e questo è un elemento non indifferente. L'altro è che le aziende, penso poche, abbiano la fortuna di chiudere d'estate nel periodo di agosto perché c'è una forte competitività sul mercato e quindi sono sempre a lavorare e quindi sono sempre alla ricerca di persone, soprattutto in estate. C'è una Oppure si segue una ricerca turnazione, un tempo si esatto. chiudeva, non dico tutto il mese di agosto, ma buona parte, adesso è diversa la questione, no? Sì. Cerchi di tenere sempre aperto, hai ampliato un po' anche i mercati e quindi dal resto del mondo possono comprare anche quel periodo, giusto? Eh sì, assolutamente. Per chi lavora con l'estero è sempre in contatto e quindi ha bisogno di lavorare. Ma poi penso invece che c'è chi, tipo le banche, che cercano personale per sostituire i dipendenti nel periodo estivo, attivano molte posizioni per giovani, per fargli fare un'esperienza, per esempio a chi esce dall'università. Poi Ok. ci sono chiaramente tutte quelle posizioni legate alla stagione estiva, come dicevamo prima, a Lignano, Bibione, ma anche Tarvisio, insomma, c'è la ricerca di camerieri, c'è la ricerca di cuochi, di receptionist, quindi il lavoro non va in vacanza, è un lavoro sempre ricercato. E una volta si diceva di non mandare il curriculum perché appunto non ti rispondevano. Invece, secondo me, bisogna farlo. A metà agosto bisogna Quindi il periodo iniziare. giusto per iniziare a mandare un curriculum deve essere nel momento in cui voglio iniziare a lavorare a settembre, insomma con la nuova stagione autunnale, già a metà agosto dici di iniziare a mandare a cercare. Sì, Adesso no, non ha senso, sì. O ma la ricerca dipende. deve essere costante. Dipende che cosa uno cerca, perché se uno cerca un'opportunità per l'estate per mettere via due soldi, ma qui parliamo di giovani Sì. soprattutto, no? Che finiscono le superiori, che finiscono l'università e vogliono restare attivi prima di riniziare il percorso di studi, Sì, mettersi da allora anche, parte un po' di soldi se qualcuno studia fuori sede o anche semplicemente se vuole farsi gli affari esattamente. suoi stando comunque a Udine, no? Sì, beh, quello è per i giovani, poi c'è chi invece cerca lavoro costantemente, poi non dimentichiamoci che c'è l'estate, ma l'estate è veloce, arriva a settembre, c'è il periodo della vendemmia, quindi altri piccoli lavori. Per cercare quei lavori che uno, diciamo, cerca la stabilità, quindi contratti un po' più lunghi, io dico che verso metà agosto sia il periodo ottimale per mettersi a cercare. Certo, torniamo ai lavori stagionali. Un Sì. tempo era, almeno quando io ne ho fatti pochi a dire il vero, però chi li faceva, fra i miei coetanei, i compagni di classe, trovava lavoro facilmente. Andavi a Legnano, chiedevi di fare qualcosa, receptionist, lavorare nei bar, eccetera, non c'era nessun problema. Com'è la situazione adesso? Ma diciamo che è cambiata dal punto di vista delle competenze, soprattutto linguistiche. Andare a lavorare, fare la stagione estiva, anche fare solo l'animatore, ha bisogno di comunque conoscere bene l'inglese e anche Quindi il presupposto, ma anche il tedesco, perché ricordiamoci questo è che sempre scendono. stato però il Sì. tedesco con il nostro bacino d'utenza,
del nord Europa, insomma Certo. dall'Austria alla Germania o l'Europa centrale, tedesco è sempre stato cavallo di battaglia per chi volesse candidarsi a un posto del genere, però era un di più, aiutava, magari ti aiutava a essere un po' più competitivo, ma comunque trovavi lavoro lo stesso anche se parlavi solo l'italiano, o a fatica anche quello per tanti. Certo, diciamo, oppure anche il friulano, Scherzo. ecco, ma diciamo Ok. che no, è una competenza, un requisito fondamentale, infatti già prima del periodo estivo, perché pensiamo che la stagione estiva è di 4-6 mesi, ma se noi facciamo un giro a Lignano già verso marzo, Sì. noi possiamo trovare le offerte di lavoro appese ai negozi in cui c'è scritto cercasi commessa con inglese e tedesco, cioè quelli sono i due requisiti base che vengono richieste, poi c'è la flessibilità, la competenza, la pazienza soprattutto, e poi un altro requisito molto importante è il fatto che bisogna comunque avere un alloggio nei posti estivi e non tutti lo offrono, quindi Anche bisogna un anche tempo questo era organizzarsi. garantito, quando andavi a lavorare nelle località di mare c'era vitto alloggio, no? O retribuzione alloggio. Adesso mi dici che è cambiata anche questa cosa. Non tutti lo Ok. fanno e quindi bisogna organizzarsi anche a gruppi, ad amici e avere la fortuna di avere un piccolo appartamento e poi ci sono i costi, insomma, bisogna dire bravi a chi lo fa e chi si impegna a farlo ogni estate. Tu dici così, no? Non è più diciamo, un irrobustire un po' la paghetta del resto dell'anno, ma è anche condizione di sussistenza per tanti. Eh sì, anche perché durante l'anno c'è veramente comunque difficoltà a trovare delle opportunità continuative. Quindi c'è chi magari lavora 6 mesi durante l'autunno e l'inverno, non so, in agriturismi qui in provincia di Udine, e poi si sposta. Si sposta, ma anche perché anche Cioè ci sono alcuni. quelli che fanno la stagione invernale e quella Sì, estiva, sì, 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 sì. come attività diciamo lavorativa fissa, continuativa, perché non riescono a collocarsi in un altro posto. Forse Sì, anche magari la maggior parte è ristorazione o è accoglienza e ristorazione, sì, ristorazione. soprattutto. Infatti questo è comunque un periodo per muoversi per gli agriturismi e poi ricordiamo che oltre al lavoro estivo, poi proponendosi verso settembre, ci sono comunque altre opportunità che si aprono. Si aprono per esempio legate al lavoro socialmente utile piuttosto che al servizio civile nazionale. È vero, non sono delle vere opportunità di lavoro, bisogna essere onesti, però sono comunque delle opportunità Perché si fa che sempre il possono conto sulla essere colte. retribuzione, ho visto un po' i bandi per il Certo. Servizio Civile Nazionale, era meno peggio di quanto mi aspettassi, perché ho visto che adesso partono diverse borse con le Pro Loco, con il Bearzi, ho visto un po' di notizie e sono quasi 500 euro, che cifra c'è. Non è Sì. bene, ma neanche malissimo, insomma, no? Per No, i 18-28 mi sembra, no? 18-28 è un'opportunità, ecco per esempio Alberti cercano, si è aperto un bando per 16 persone, viene offerto chiaramente quella che il contributo che lo Stato dà, però viene offerta anche una formazione, viene offerto il vitto, insomma viene messo a disposizione anche un ambiente per far crescere le persone, non Sì. soltanto per chiedere la manodopera, ma proprio per farle crescere. Se si trova in tutti gli ambienti che offrono, per esempio, il servizio civile, credo che sia un'opportunità. Sì, non del tempo perso, insomma, in questo senso, anche perché in tanti posti paghi per formarti, nessuno ti dà nessun genere di retribuzione e sei anche contento alla fine. Quindi in questo caso l'opportunità può essere anche vista in maniera positiva. Come si struttura un curriculum correttamente per un lavoro stagionale? È diverso rispetto agli altri o si seguono sempre le stesse logiche? No, io dico che si seguono sempre le stesse logiche. L'importante è mettere subito in risalto le competenze rispetto alla posizione per la quale ci si candida Quindi e calibrarlo sempre, questo è calibrarlo. il Sì, mantra, come si dice, no? assolutamente. E poi mettere in risalto le lingue, il fatto che sia flessibilità di orari, perché sappiamo che chi lavora durante l'estate ha degli orari. Veramente possono anche andare dalle 10 alle 12 ore, anche lavorare 6 giorni continuativi con un Sì, giorno non si poi di riposa la pausa, domenica di solito ma d'estate, no? Difficile. è difficile, ci deve essere il giorno di riposo, sennò insomma. No, no, insomma, se no entriamo in logiche un po' diverse da quelle del No, lavoro. però le Però lingue, la flessibilità e la buona volontà è sempre quella che premia poi chi
chi vuole andare a lavorare. Vediamo invece come ci si deve presentare un curriculum. Io ho estrapolato un video da internet con un po' di consigli, poi commentiamo la cosa con il nostro ospite. Prima di arrivare al colloquio, ricordati di arrivare informato sull'azienda e sulla posizione per la quale ti sei candidato. Su internet troverai tutte le informazioni disponibili. Poi fai un bilancio delle competenze, prendi carta e penna e segna cosa sai fare rispetto a quella posizione, cosa non sai fare e cosa potresti apprendere velocemente. Adesso vediamo come comportarti nel colloquio praticamente. Primo consiglio, attenzione al look. Significa che a seconda del contesto puoi vestirti o più casual o in maniera elegante. Quindi evita gli accessori vistosi e soprattutto togli i piercing se ce l'hai e nascondi i tatuaggi. Cerca di avere un impatto positivo, arriva in orario e non arrivare all'ultimo minuto o in affanno. Quando arrivi lì, sorridi a tutti, anche alla segretaria. Quando incontri il selezionatore, stringigli forte la mano, ma non troppo però. Durante il colloquio rispondi in maniera pertinente. Questo significa che devi guardare soprattutto negli occhi il tuo selezionatore, ascoltarlo attentamente ed evitare di interromperlo. Fai attenzione anche al tuo linguaggio non verbale. Stai composto sulla sedia? Non toccarti troppo i capelli, non giocare con la penna, non avere atteggiamenti di chiusura con le braccia. Gestisci le tue emozioni, cerca di stare calmo e tranquillo. Per fare questo, evita di autosabotarti. Quindi evita i tuoi pensieri negativi e focalizzati soprattutto sui tuoi successi, sui tuoi punti di forza e sulle tue prestazioni, quelle che sono andate bene. In chiusura, se il selezionatore ti dà spazio, fai una domanda o sulle attività che dovrai affrontare o sull'azienda. Mi raccomando, non chiedere mai del compenso o delle ferie. Adesso vediamo insieme le domande tipo, quelle più complicate, più complesse da gestire. Una prima domanda, per quale motivo ti interessa lavorare per questa azienda? Questo valuta soprattutto la tua motivazione e le tue aspettative al lavoro. Cosa puoi rispondere? Metti in evidenza soprattutto quello che ti piace di più dell'azienda, oppure una competenza specifica più allineata al profilo per il quale ti sei candidato. Una seconda domanda è, perché dovremmo scegliere te? Valuta i tuoi obiettivi e soprattutto le tue competenze specifiche. Come rispondere? Qui devi prepararti un'offerta lavorativa, cioè devi far capire al selezionatore il tuo talento, soprattutto cosa sai fare meglio. L'altra domanda comune è descrivere i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento. Queste vanno a valutare i tuoi tratti caratteriali. Per la declinazione di queste domande, fatti aiutare anche dai tuoi amici. In questo senso rispondi cercando di evidenziare soprattutto i tuoi tratti di personalità più positivi. Per le aree di miglioramento descrivi magari quelle che hai già risolto. Puoi raccontare anche come hai fatto. Questo per il selezionatore sarà interessante. Poi gestisci le domande bizzarre o le domande critiche che il selezionatore ti potrà fare. Esempi di queste domande. Se dovessi andare in un'isola deserta, cosa ti porteresti? Quale animale ti rappresenta meglio? Quante palline potrebbero entrare in questa stanza? Queste domande valutano soprattutto la gestione dello stress e delle emozioni. In questo caso evita di essere imbarazzato e cerca comunque di rispondere con un sorriso. Vanno a valutare le tue capacità di ragionamento logico in generale. Allora, quando Giovanni Cassina, ve lo confesso, ha sentito la storia dell'isola deserta e ancora le domande trabocchetto, ha fatto un gesto di biasimo, no? Come dire, ma cosa propongono? Su questa componente non sei tanto d'accordo, vero Giovanni? No, non sono assolutamente d'accordo perché... Sono stupidaggini quelle. Ci sono delle domande che possono essere tecniche, se vogliamo, magari sul lavoro, per provare a capire la capacità o la competenza della persona... Ma domande di questo tipo, a meno che non siano all'interno di colloqui di gruppo, io li ho visti all'interno di colloqui di gruppo e quindi psicologici, credo che non abbiano senso, anche perché dall'altra parte c'è una persona, bisogna
valorizzare la dignità delle persone? Queste domande le vedo un po' La ledono, buttate insomma, o così. la mettono un po' così in una posizione critica, non sono al massimo, dici tu. Così come una volta, come chiedevano che lavoro fanno i tuoi genitori. Ah, questo era più a scuola però, no? Eh sì, ma anche lavoro le te lo prof chiedevano. Vecchio stile per classificare gli studenti, no? Chi aveva il Esatto. padre avvocato era bravo, chi aveva il padre faceva un'altra roba un po' di meno, però a parte questa roba No. un po' da commedia all'italiana, cosa ti è piaciuto, ti è interessato del video? C'era la parte iniziale che insisteva molto sul portamento, sul bon ton, Sì. va bene che ci deve stare perché uno si presenta in ciabatte, non è il massimo, No. ma è così una discriminante così feroce, no? Perché uno dice sempre vale più quello che so fare che come mi presento, però Però la prima impressione è sempre quella che conta, così a livello personale, così poi sul web per esempio, ed è importante presentarsi in maniera, se il ruolo lavorativo lo richiede, allora in maniera elegante, quindi giacca e cravatta, ma se è un lavoro... Se la posizione è per direttore generale di un'azienda, non ti presenti in tuta, no? No, E questo è certamente. pacifico. È passivo, ma penso che le persone l'abbiano capito Ok. questo, e quindi anche il presentarsi in jeans con una camicia, una polo, è importante poi il comportamento che si ha con chi è il selezionatore, quindi non gesticolare, avere un comportamento posato, essere educati, rispondere alle domande e informarsi soprattutto Sì. dell'azienda per la quale si va a fare un colloquio e anche della persona che andremo a incontrare. Ci fare un po' di strategia, perché Sì. chi ci seleziona, ci studia, perché non fare anche noi il contrario? Assolutamente. Sì, strategia perché? Perché comunque ci prendono il curriculum, vanno su Google, cercano Giovanni Cassina, vedono cosa viene fuori, no? E quindi vanno a vedere chi è quella persona. Ma se noi riusciamo a Se capire... vedono solo Avere... fuori foto di Giovanni Cassina al bar con un bottiglione di nero, non è il No. massimo, no? Tu mi No, dirai. no, infatti per questo consiglio a tutti, ai ragazzi anche soprattutto alle superiori, di aprirsi subito un profilo LinkedIn e di riportare il curriculum lì sopra. E sappiamo essere il portale, il social network dedicato proprio alla descrizione delle abilità in campo lavorativo, no? Una sorta di curriculum virtuale che può essere consultato sia per gli iscritti che per Esatto. i non iscritti, no? E che ti mette in relazione proprio con le altre persone in base alla tua competenza professionale. Sì, è una cosa molto interessante perché poi chi cerca, chi va a cercare personale utilizza questo strumento, ma proprio per, poi è uno strumento per appunto riuscire a avere informazioni su chi sarà il nostro selezionatore. Se so che vado in una grande azienda, ho avuto il contatto, so che parlerò con questa persona, perché non provare a vedere se trovo qualche video, vedo come si pone, i suoi hobby, cosa gli interessa, perché poi bisogna essere un po' anche furbi strategicamente, loquaci, ecco, quando si questo fa, senso qua. quando si, si, ci si presenta onestamente quelle che sono le proprie competenze, perché non anche sfruttare qualche elemento che si sa che l'altra persona, non so, ha una passione esatto, per qualcosa, no? Non si mente, però si gioca a carte scoperte, ma o sì, almeno con ma... le carte scoperte da parte dell'ipotetico avversario, che in questo caso è il selezionatore, sapere un po' come si può muovere, no? Non Sì, cascare. mai Alla mentire, fine, mai. da selezionatore non l'ho mai fatto, però lo considererei positivamente, perché vuol dire che uno si è interessato, ci tiene anche Certo. alla posizione lavorativa, se si è applicato per capire come poter passare il colloquio, giusto? Cioè, Ma comunque sì, un valore positivo. a parte questo di conoscere la persona, conoscere l'azienda per la quale mi candido, perché devo sapere che cosa fa. Consiglio è provare ad andare a vedere se ha una pagina Facebook, vedere magari se ha pubblicato dei contenuti, se magari ha fatto un evento per i soci, se ha un canale YouTube e quindi ha fatto dei video. Conoscere Perché chi è capita anche che uno si all'interno. presenti per un lavoro non sapendo cosa fa quell'azienda, non è così scontato. Quando si mandano curriculum a pioggia e non ci si ricorda a chi li abbiamo mandati. Ecco perché è importante, noi di FV Job lo sottolineiamo sempre, quello di creare una struttura organizzativa alla ricerca di lavoro, crearsi un file di Excel, infatti se uno vuole su FV Job se lo trova, è gratuito, dove uno si segna quali sono i siti dove è andato, le posizioni per le quali si è candidato, le agenzie che ha incontrato, le persone che ha incontrato, tenersi un database fondamentale. Una sorta di memoria storica di quello che hai fatto mentre stavi cercando lavoro, anche perché cercare lavoro di per sé è un lavoro o perlomeno un'attività da fare in maniera continuativa, tu mi insegni, no, Giovanni? Sì, assolutamente, è un elemento che è univoco di tutti, di chi esce dalle superiori, da chi esce all'università e chi anche purtroppo perde lavoro a una certa età.
Organizzare un lavoro è un punto di partenza che va organizzato. Noi su FV Job cerchiamo di spiegarlo, infatti, chi entra sul sito ha la possibilità di seguire un percorso a 9 punti che parte dai centri per l'impiego, ai servizi per l'orientamento, agli Informa Giovani, agenzie interinali, alle offerte di lavoro, fino a poi arrivare a una determinata sezione. Ecco, adesso andando su internet riusciamo anche a vederlo. Ecco, vero che anticipi la regia che ci aiuta con il monitor in Sì, sovraimpressione. esatto, c'è la possibilità di andare su questo sito che è completamente gratuito per gli utenti e scendendo sul sito c'è la possibilità proprio di entrare sia nelle offerte di lavoro. Vedete, cioè, inizia da qui il tuo percorso, tu sei qui. Chiunque tu sia, inizia a fare un percorso, segui le opportunità. Ci sono le offerte di lavoro dirette alle quali le persone si possono candidare, ma c'è anche l'opportunità di capire come andare a portare il curriculum a mano e dove trovare l'opportunità? Parliamo di Certo, stagione estiva. perché l'invio con mail non funziona tanto. Io ho conosciuto poche persone che hanno trovato lavoro in maniera definitiva o stabile mandando una mail. Vale sempre comunque il porta a porta o il metterci la faccia, o sbaglio? Vale tutti e due, vale un Ok. po' e un po'. Ritengo che adesso sia importante, per esempio, c'è una sezione del sito che si chiama Aziende e Siti Utili, uno entra in questa sezione e può trovare divisi per settori e categorie, praticamente, non so, tutte le banche che ci sono in Friuli Venezia Giulia, piuttosto che tutti gli agriturismi, tutti gli hotel, tutte le agenzie di pubblicità, tutte le agenzie di viaggi. Ecco, che ci aiuta a capire quali sono le aziende intorno a noi, magari a 5, 10, 20 km. Sì, farti anche una sorta di geolocalizzazione, no? Esattamente, esattamente, proprio per andare a cercarsi questa opportunità. E poi non ricordiamoci, dobbiamo ricordarci che le opportunità sono qui in regione, ma c'è anche la possibilità di, magari, non so, di andare a fare un'esperienza all'estero per la stagione, quindi in Austria, in Germania cercano gelatai ed è un'opportunità per imparare la Sì. lingua, no? E anche per mettere via Questo è un qualche grande must, soldino. no? Di andare a fare il gelataio in Germania, no? È Nei paesi un'esperienza. tedeschi, no? Anche perché insegniamo questa particolare arte, quindi aiuta un po' in questo senso, no? Sì, Abbiamo tradizione di questo. anche perché gli stipendi sono più alti. Certamente il lavoro è durissimo, e anche qui bisogna fare complimenti a chi lo va a fare. Però l'esperienza è per andare, così come andare a fare un'esperienza per le ragazze e ragazze alla pari, no? O poi ci sono tutte le opportunità adesso di stage con l'Eures. Le opportunità ci sono. È chiaro che per avere un lavoro continuativo a livello di stagione, poi è più forse negli agriturismi, nei ristoranti, per quello che è un lavoro del weekend. Certo. Comunque l'importante, mi pare di aver capito, è saper fare qualcosa, avere delle abilità e se non ci sono queste abilità bisogna fare in modo di crearsele, non è più come un tempo che ti prendevano perché c'era molta disponibilità, no? No, adesso comunque la regione Friuli Venezia Giulia si è mossa molto per quello che riguarda la formazione professionale, i corsi che partono, quei progetti People, e quindi ci sono diversi corsi, soprattutto in diversi settori, anche quello non gastronomico, alimentare, della cucina, perché Sì, perché non ci abbiamo. si improvvisa, neanche in quel settore lì, No. nonostante in tanti pensino che si possa Ma fare, no, anche per fare il pizzaiolo bisogna formarsi, no? non è Ah, mica un lavoro che certo, io possono la fare pizza non la so tutti. fare, quindi, Anch'io. quindi vuol dire che bisogna formarsi. Ma Grazie sempre, in tutto. Giovanni di essere stato con noi. Tu a Grazie livello di formativo, di ospite televisivo, sei ormai lanciato sulla strada giusta. La tua seconda esperienza qui con noi, già un upgrade rispetto alla passata ospitata, anche se anche lì ti eri comportato comunque con grande capacità. Grazie ancora di essere stato con noi. E a voi per l'invito. grazie a tutti quanti, appuntamento domani sempre alla stessa ora con Viceversa. Buonasera a tutti.